per crucem ad lucem, passare dal martirio per raggiungere la salvezza, dalla morte alla risurrezione attraverso la croce di Cristo, un messaggio di salvezza e di speranza che ogni anno si rinnova nella Pasqua di Gesù e che a Giampilieri Superiore si carica di un significato, se possibile, ancora più intenso e profondo. Giampilieri è infatti una comunità che quel martirio l'ha vissuto, una comunità che ha pagato il suo tributo di morti e che oggi è rinata grazie al lavoro e all'impegno di molti. Ieri, lungo via Primo Ottobre, fino a 9 anni fa, via Vallone, il nuovo simbolo in cui hanno perso la vita ben 19 persone, a quasi 9 anni dalla tragedia, la rappresentazione della passione di Cristo, un fortissimo messaggio di speranza lanciato e interpretato da tutta la comunità, che ha voluto portare la croce proprio lì dove il dolore si è consumato e dove hanno perso la vita 19 persone, nella certezza di volere tenere vivo il ricordo di un passato difficile, costruendo un presente di speranza e risurrezione, così come affermato dal parroco Don Alessandro De Gregorio. La manifestazione si è snodata lungo il Canalone, nuova opera di ingegneria idraulica inaugurata lo scorso 5 agosto. Ogni stazione è stata interpretata grazie alla partecipazione degli abitanti del borgo e un largo coinvolgimento dei giovani e di tutte le associazioni presenti nel territorio. L'evento è stato accompagnato dalle musiche curate dal coro polifonico San Nicolò, diretto dal maestro Nazareno Di Benedetto, dal violino di Cettina De Benedetto e dal pianoforte di Francesco Micali, che hanno eseguito dal vivo la colonna sonora.